bam, c'è il blocco. Se vi scivo dalle mani è sempre bloccata da questo anello in metallo sicura, garantita per 25 kg. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, io sono Elia e stamattina mi è arrivata la notifica sul cellulare del corriere che aveva appena consegnato la mia nuova pettorina tattica con aggancio e sgancio rapido per macchina fotografica con teleobiettivo e binocolo. Mi trovo sempre nella riserva dove seguo i caprioli alla base dell'Appennino tosco-emiliano, ma abbiamo cambiato location, siamo dentro la selva per fare la recensione della pettorina Cotton Carrier. Ce l'ho qua dentro lo zaino. È una pettorina con aggancio e sgancio rapido per macchina fotografica, binocolo, oppure macchina fotografica e un'altra macchina fotografica. Avevo questa esigenza perché mi muovo molto, non faccio fotografie d'appostamento in capanni o in tende o in mimetismo, ma preferisco vivere la montagna, vivere il bosco, vivere la selva, muovermi con la mia macchina fotografica, ma avere anche la comodità di averla sempre in mano, perché tenerla nello zaino è già uno svantaggio. Quindi nel web ho iniziato a fare lunghe ricerche su quale pettorina poteva fare al caso mio. Ne ho viste tantissime, ma poi ho pensato, conviene risparmiare su un supporto che deve mantenere la mia macchina fotografica e il mio teleobiettivo, entrambi costosi? Ma assolutamente no. Quindi ho scelto il top in commercio, Cotton Carrier. È una pettorina che a tatto si sente che ha qualità. I materiali sono ben fatti, ben costruiti, è bella robusta. Anche il supporto qua non riesco mica a piegare. Come si indossa? Semplicissimo. Ci sono due agganci e sganci rapidi. Il primo è questo qua delle spalline e l'altro è questo qua della vita. È presente sulla sinistra. Per indossarla, semplicissima, apro, infilo il braccio, posiziono. Primo chiuso, adesso chiudo anche il secondo aggancio. Eccola indossata, comodissima. Allora, le spalline si possono regolare tramite queste due fibbie per alzare e abbassare, mentre lateralmente sia a destra che a sinistra c'ho le regolazioni per chi veste più largo e chi è più corpulento. Ora vi mostro come è semplice agganciare e sganciare la macchina fotografica col teleobiettivo e il binocolo. Deve essere agganciato questo aggancio che è già incluso nel pacco della pettorina con la posizione per il binocolo, perché ci sono due modelli, ce n'è una solo fotocamera col teleobiettivo, l'altra fotocamera teleobiettivo più l'aggiunta, questo qua è un pezzo mobile che si stacca ma è ben saldato con doppio velcro, e questo è il suo supporto. Allora si posiziona, vi faccio vedere in maniera molto semplice con due giri di velcro nel suo supporto, stringiamo bene, anche qua sotto c'è un altro velcro per avere proprio una chiusura ottimale, e semplicemente lo vado a inserire verticalmente e lui starà orizzontalmente. In questo modo è bloccato, completamente bloccato. Posso fare tutti i movimenti che voglio, ma lui resterà sempre fisso. In più c'è questo cordino con il quale posso agganciarlo direttamente, quindi se mi cade resta bloccato dalla corda che si aggancia praticamente l'anella qua sopra, e anche essa lo sgancio e aggancio rapido. Ora vediamo la macchina fotografica. Io vi ho portato la mia vecchia 40D e il mio teleobiettivo 300 f4 con l'extender 1.4. Il supporto per aggancio alla pettorina io l'ho posizionato sotto la macchina fotografica. Se guardate è fatto molto bene, curato nei dettagli. Al di sotto troviamo la rondella, un pezzettino di plastica morbida per evitare che la macchina fotografica venga danneggiata
dallo sfregamento del blocco superiore, dell'aggancio superiore. Io l'ho agganciata qua perché è un teleobiettivo molto piccolo, molto corto. Se voi avete dei teleobiettivi grossi, vi consiglio di mettere l'aggancio e sgancio rapido direttamente sotto il piedino del teleobiettivo. Come funziona l'aggancio e sgancio rapido? Uguale al binocolo, ovvero lo posiziono sulla destra, poi scende e da qui resta bloccato. Io per comodità avevo già fissato sotto il cordino per la protezione, se mi dovesse scivolare dalle mani, non dall'imbragatura perché era veramente difficile. È ben fissata, se volete posso fare tutti i movimenti che voglio, ma resta ferma. Se vedete si muove un po' lateralmente, ma non è un difetto, perché per tamponare il problema la pettorina è dotata di un'altra cordina che si va a posizionare sopra il teleobiettivo che lo abbraccia, lo fascia e si chiude con un altro aggancio e sgancio rapido. In questo modo è molto 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 più serrata, bloccata, ferma. Io consiglio di utilizzarlo per le situazioni dinamiche. Se dovete correre, se dovete scalare, se state tranquillamente camminando, è solo un impedimento, quindi lo mettete sotto, lo chiudete, tirate, non vi dà nessun tipo di fastidio e così avete la macchina pronta per essere sfoderata e utilizzata. Bam, c'è il blocco. Se vi scivola dalle mani è sempre bloccata da questo anello in metallo sicura, garantita per 25 kg. Che dire, sono veramente soddisfatti di questa pettorina che inizierò ad utilizzare. Tutti i dettagli sono nel link sotto in descrizione, io vi ringrazio, seguitemi se non mi state già seguendo, alla prossima, ciao, grazie mille!